Vuoi il meglio per la tua auto? I tutorial li stai già guardando. Così la scelta giusta per i buoni affari è comprare sull'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Per questa operazione ti serve un filtro per l'abitacolo. Lo trovi nella descrizione del video. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Per accedere al filtro a polline, bisogna rimuovere il cruscotto. Per rimuoverlo, trova le chiusure sulla sua parte inferiore. Sollevale e falle scivolare verso dentro. Apri il cruscotto e tira per estrarlo. Adesso puoi vedere la sede della flangia del filtro dell'abitacolo. Afferra le due linguette del coperchio e tira. Rimuovi il filtro. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Prima di rimettere a posto il filtro nuovo, è importante pulire il suo compartimento da foglie e impurità rimaste dentro. Esistono tre tipi di filtro dell'abitacolo. Quelli bianchi si chiamano filtri del polline, mentre quelli neri si chiamano a carbonio attivo. I primi bloccano solo le polveri, mentre i secondi bloccano anche gli odori e i gas. Sul mercato è apparsa una nuova generazione di filtri. Oltre ai pollini e agli odori, questa tecnologia permette di bloccare anche le particelle molto sottili che spesso causano reazioni allergiche. Questi filtri costano un po' di più, ma potrebbero essere un'ottima scelta. Rimonta il nuovo filtro facendo attenzione al senso del flusso dell'aria. Le frecce devono indicare verso indietro rispetto all'auto. Ti consigliamo di inserire per prima la parte superiore. Adesso puoi rimettere a posto la flangia. Rimetti a posto il cruscotto facendolo scivolare nel suo alloggio. Poi bloccalo con le chiusure. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.